Buonasera, buonasera a tutti, buon tardo pomeriggio, insomma, chiamatela un po' come volete. Eccoci qua. Allora. Siamo qui oggi riuniti per la consueta live. A me mi sa che mi si è frizzato. Sì, si è frizzato. Ah, si è frizzata la capsule. Vabbè, non è un problema, si risfrizza, si riaccende e buona. Eccola là. Te sei lo schermo di sotto, devi fare lo schermo di sotto. Ok, ora arriva a posto. Ok. Allora, fatemi sapere se sentite tutto. Io rigioco lo stesso team di lunedì. Perché, come avete potuto vedere, è andato molto bene. E è andata molto bene anche la win streak che ho girato nel mentre col team di Blaziken. Quindi siamo veramente a pochi passi dai 1.800 e volevo un team che è un pochino minimo già giocato e tutto sommato che mi piace anche molto e che quindi mi può far raggiungere i 1.800. Quindi l'obiettivo di stasera non è scoprire un team nuovo, ma è cercare di perseverare con questo team qua e vedere di raggiungere un po' questa fatidica barriera dei 1.800 che è un po' lo spartiacque fra punteggioni e punteggi comunque alti, quelli dei 1.760, eccetera. Però, insomma, 1.800 vuol dire veramente che si sta andando bene. Io quindi sono stracontento. Toon Gamer va a rinnovare per l'ottavo mese di fila. Sei il primo, mi sa, che si mette addosso l'etichetta di io 8 mesi di fila. Grazie mille, Toon. Io ti ringrazio non solo per l'iscrizione, ma, e direi anche soprattutto, tutto il lavoro che fai nell'aiutarmi, nel seguirmi e nel supportarmi quando mi passi le cose, io ti rispondo magari dopo 2 giorni. Quindi tanta pazienza, i miei moderatori hanno nei miei confronti, perché tante cosine da fare, quindi insomma, lo sapete bene un po' come va la pardovita. Allora, voi che mi dite? Va tutto bene? Audio perfect, audio ok, bene, io sono contento, io sono contento. Ok, salutiamo anche il buon Xenopeltis, Roy Batti, Ken Kami, Alessio, insomma tutti quelli che, sul quale mi ci è cascato l'occhio per quanto riguarda la chat odierna. Se mi volete aiutare, qua non c'è da mettere mi piace, c'è da mettere il follow, casomai se non l'avete messo al canale di Twitch, ma potete andare su Facebook e condividere, quello sì. Io tra l'altro devo anche droppare la storia Instagram, droppare la storia Instagram che non l'ho ancora fatta, la faccio subito perché sicuramente la storia Instagram ci dà anche un pezzettino di visibilità. Xenopeltis va a rinnovare. Ciao Xeno, io ti ho salutato e te mi rinnovi, nemmeno a farla apposta, nemmeno a farla apposta. Grandissimo. Comunque raga, abbiamo ufficialmente passato i 35.000 iscritti, io sono contento, quindi spero anche dal punto di vista numerico nei prossimi mesi di riuscire a fare un ulteriore salto per il canale, perché insomma sto preparando delle collab importanti. E mi piacerebbe, quindi insomma vedremo se si riuscirà a fare quello che ho in testa. Detto ciò, buonasera anche a Tony Honor, Alessio, Judge Magikarp. Siamo già comunque 120, che dopo 2 minuti e mezzo non è assolutamente male. Io direi di cominciare a giocare. Il team, per chi non ci fosse stato lunedì, è un team con i Lego Z Sub, come mi piace tanto, Persian Sash, Mega Mance, un Groudon strano ma bello. Airpower, Precipice insieme, tanto è natura Brave, con Fuoco Pugno, Cresselia che ha sia Trick Room che Icewind, un Helping Hand che mi piace tantissimo, e Skill Swap che è molto utile per, quando si aggrava, chiaramente dargli Levitate e rimettere allo stesso tempo il sole. E poi abbiamo un Yveltal Bulky con Bakugan. Insomma, il team mi piace, bisogna vedere cosa troveremo. Lo premo? Lo premo. Andiamo. Andiamo e ci tuffiamo in B-spot. Loris Dime, Serapardo. Via, speriamo in una bella streak di vittorie stasera. Volevo chiederti, quanto manca più o meno alla prossima puntata di Competitive History Dex? Sempre in gamba. Allora, ho praticamente finito la stesura del copione, dopodiché seguiranno le riprese, dopodiché seguirà il montaggio, dopodiché passerò il tutto all'equipe di 9 santi uomini che mi aiutano a mettere i sub. Quindi c'è ancora qualche settimana, però insomma sta venendo un bel lavorino. Non ti voglio spoilerare che tipo è.
È di un tipo di un Pokémon che abbiamo nella squadra oggi. Che non ti ho detto nulla perché abbiamo roccia, veleno, buio, drago, volante, terra, fuoco, psico e buio. Quindi. Grazie mille comunque Loris Dime per la donazza. Le vostre donazze sono uno strumento molto. Siamo 1749. Uno strumento molto utile per il sostentamento del canale. Voglio comprare, tra l'altro, ora una nuova camera. Perché quella che ho in 4K va bene. Ma Giappone 1640, ne voglio una meglio per fare una cosa che non mi sto a dire. Persian Alcest, sì. Allora, questo qua, Gengar, Mewtwo, Lele, Crobat, mi sa tanto di tizio che vuol fare ipnosi. C'è proprio scritto. Lui c'ha un cartello scritto: voglio fare ipnosi. Scritto proprio così. Dovrebbe non essere male lidare con. Lui vuole fare gravity e poi ipnosi. Sigurd, Serapardo. Mi spiace per l'assenza di ieri sera, ma guardavo Rush in memoria di Niki Lauda. Per il retto rispetto alla tua decisione, sono speranzoso per spada scudo, ma non troppo ottimista. Sigurd, non preoccuparti, se manchi una volta non muore assolutamente nessuno. Mi prendo questi secondi per risponderti alla donazza, tanto ho deciso, porterò questi quattro qua. Mi dispiace tantissimo l'altro per il buon Lauda, nonostante fosse una persona che ho conosciuto poco nella sua storia, nel senso perché è stato un personaggio, diciamo, parecchio sull'onda negli anni 70, insomma, mi è dispiaciuto molto anche a me. Per quanto riguarda Anzeloni! Ciao Anzeloni! Speravi di esserti liberato di me, vero? No, in realtà Davide mi manchi molto, mi sei mancato molto, perché sei sempre stato una di quelle figure abbastanza storiche che sono ruotate intorno al canale, mi stavo però domandando dove tu fossi finito. Incineroar Crobat. E noi Inci i Diddletal, quindi ciao Anzo. Per quanto riguarda spade e scudo, non sei troppo ottimista. Bisognerà vedere cosa ci riserverà il futuro. Allora, Diddletal qua può far bene, però bisogna stare comunque orecchie dritte. Lo so, faccio full play e Intimidate, lo so, ma fare Snarl gli faccio niente, lo devo portare nel range di Double Edge o di Hyper Voice, a seconda se fa U-turn o meno, insomma, vediamo. Per Peraltro magari non facciamo nemmeno full play perché ci arriverà Fake Out su di Veltal. Esatto. Vabbè. Mi può andare bene. Come se non ci fossi, amore, non ti preoccupare. Amore, faccio full play o Snarl? Faccio full play o Snarl? Snarl. Allora. Che Urlo cos'è? rabbia. Calzini. Amore, calzini, ora non è il momento. Allora, salutino alla Francesca fuori cam. Dov'è la cam? Lì, amore. C'è? Allora, vediamo un po'. Questo è di Yoda? Prendi i Dai. calzini di Yoda. Sì, hai spoilerato i calzini di Yoda. Mettiamo, io devo fare. Faccio Hyper Voice. Amore, non è un, mom è un momento molto delicato. Anche se il calzino di Yoda merita, quindi. Vabbè. Ok, tanto abbiamo scelto la mossa. Bene. E la forza è con te. Speriamo, è con il tuo spirito. Allora, Mega Evolution di Mance. Mega Evolution di Mance. Lui va di Tailwind, noi no, lo metteremo dopo, se ci riusciamo, perché ora lui tanto mi fa U-turn, mi sa. Io voglio eliminare Crobat, perché ha un taunter rompipalle, ma ora con full play non viene giù, però se mi rimane lì va bene, tutto sommato. Non so, ho detto due cose che nella stessa frase non ci stanno, però. Vuoi asciugare il capo, eh? Vatti a asciugare il capo, vai. Avrei brutto e tornato dopo. No, ma... No! Francesco! C'è un buchino, sì, c'è un buchino nel calzino. Beh.
Allora, Kyogre, bene così, perché così entriamo con Groudon. E tutto sommato. Ti salutano tutti, amore. Okay. Perché l'hanno visto con 30 secondi di. Amore, se magari i cassetti non li sbatti, il microfono ti ringrazia. Vabbè. Cambiamo calzini. Abbiamo anche quelli da FN. Tra l'altro, questi sono calzini che mi ha regalato il buon Benny Ancora. Quindi lo salutiamo. Ciao, Benny! O ancora? Ancora, amore, ancora. Benny parte della nave. Allora, io non vorrei prendermi un gustosissimo Ice Beam, un simpaticissimo Ice Beam nel viso. Ma se tenessi uno Yoda e un Darfene? Amore, porteresti equilibrio nella forza. Conflitto di interessi? No. Ma io tengo uno rosso e uno verde. Calzino di Yoda, calzino di Darfene e la maglia del Team Chiara. Vabbè, qui raggiungiamo. Amore, sei entrata te e Cresselia ha evitato Superfang. No, aspetta. No, e grazie a questa cosa reggerà Zampillo, però è morto Ivetta. L'immortacci di Ivetta. Ma scusa. Scusate. Ma a me è molto più importante questa cosa. C'è un buchino, a me. C'è un buchino, non mi faccio questi problemi. C'è un buchino, a me. Due dita. Ci formalizziamo, nel senso, un buchino. Guarda, se mi impegno. Ragazzi, voi non andate a giro con i buchini e i calzini? Voi non ci andate? Sono l'unico che va a giro con i calzini bucati, vedi? Vedi, sono un patrone. Io quando ve lo dico che non faccio soldi con YouTube, ma non ci credete. Mi lavi il capo. Vai, amore. Mi asciughi il cazzo. Sì, anche perché io vorrei vincere questa partita. Quando ora esco e perderai. Di sicuro. Però evitavo Superfang, no? Prendevo doppia kill, quindi nubabà. Allora, ricapitoliamo. Due turni di Tailwind. Lui non ha un Rayquaza nel team, quindi posso stare. Sì, posso stare. Si faccio? No, ancora no, amore. Non è che si vince o si perde questo giochino. No, pensavo il turno. Posso usarlo? Lascia la porta aperta. Che numero hai, Pardo? 47. Kyogre se ne va. Vediamo chi entra. Gabri Casietti. Giubi Bellu. Grande Gabri Casietti. Ok. Questo mi piace. Lui tanto mi fa taunt su Cress. Parmi 94, Pardo, ma Snorlax, io lo sto provando in un team insieme a Xernogre, Mark, Lince, Megasisio. Secondo me Pokémon Lotta in questo momento, che non c'è Pokémon Lotta, può dirlo su, anche perché Bellidrum shot a tutti. Sì, Bellidrum sì, il problema è farlo in mezzo a tutta sta caterva de Geomancy, Blades, Water Spout. E poi sai cosa? Girano veramente tanti, oserei dire troppi, full play. Ok. Ci siamo messi un po' malino. Nel senso che la partita è praticamente persa. Se lui fa una mossa, che deve fa. Il fono... Se magari chiudi la porta va benissimo. Allora, vedi Agmos, io e te siamo sulla stessa linea d'onda, i calzini bucati sono uno stile di vita. Oh. Allora, qui lui se mi fa Ice Beam nella slot di Groudon, mi tritamenzi, insomma, qui Groudon lo devo togliere, no? È abbastanza... Però prenderebbe un Icy Wind. Ok, decidi di andare di Zampillo e... Allora va bene. Possiamo ancora vincere. Forse. Nel senso che noi ora si può fare Hyper Voice più Precipice. E così facendo oddio, però posso fare anche Tailwind più Precipice. Però se io metto Tailwind la mette anche lui. Allora, qui ci sono due giocate. O faccio Precipice e Hyper Voice e Crobat muore. Che è a meno 1, ricordiamocelo. Vediamo se è a meno 2 però. No, è a meno 1. Precipice single target su Kyogre dopo aver fatto un Hyper Voice potrebbe anche forse tirarlo giù. È che lui secondo me lo toglie Kyogre. E se dietro all'Ele Scarf ha vinto lui. Se però lo toglie e fa Tailwind, no, rimane. Quindi secondo me lui fa un mezzo errore.
E allora abbiamo una chance. Dobbiamo, non mi sare... Precipice Blitz. Ice Beam, va bene. Ah, lo fa lì, ottimo. Cioè, insomma, oddio. Entra, è single target. Vediamo quanto gli facciamo. Tanto. Buono, 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 buono. Ora vediamo chi ha dietro. Gengar, ho fatto bene a non farmi le mega seghe mentali. Ok. Dovrebbe essere vinta. Meno che non critti di Shadow Ball Groudon e regga Double Edge. È lento. E allora è morto. Perché Double Edge, ragazzi. 154 di potenza stab. Casellucci, Sera Pard e Sera Francesca. Amore, ti salutano. C'è il fono. Questa live la dovrò recuperare in differita. Quindi, intanto ti auguro una buona live e belle partite senza crit. Io ci provo sempre a portarti fortuna, ma non succede mai. Dai e buona fortuna e buona serata. No, dai e forte e buona serata. Buona fortuna, l'ho visto. Era dai e forte. Ok, grazie mille Casellucci, grazie mille. Con questo euro mi ci comprerò un calzino nuovo. Lui era un 1640 e noi si è vinto. Buono così. Io penso di averlo arrivata al massimo che potessi, nonostante i calzini che mi sono arrivati fra capo e collo. Lui ha buttato via in senior, però è dovuto. Quindi va bene così. Qui sono contento di come ho giocato. Lasciamo Island K1, va. Era la prima battle, Big Philips. Yes, yes, yes. Big Philips, ma quando è che ti iscrivi a questo canale? Ti iscrivi. Ofo! Ciao, Fo, 1999. Giulio Merca. Anche perché i calzini così non si possono buttare. Esatto. Oh, bene. Sono d'accordo. Cioè, il problema di calzini è che sono epici. No, come faccio a buttare i calzini con Yoda? Poi, se mi axano, mi posso lamentare. Basta che mi inimichi anche la forza e siamo rovinati. Quindi. Fo e Giulio Merca. E anche Agmus. Com'è che ci avete il quadratino di Prime e non siete iscritti? No, spiegatemi. Spiegatemi questa cosa. Spiegatemi questa cosa. Se mi trovi un avversario, io tutto sommato sono contento, perché almeno non devo dire cazzate. Nel frattempo siamo 240, io vi lovo tanto. Tanta roba. Tanta roba. Island Kauna. Island Kauna. No. Ti salutano comunque. Ciao ragazzi. Ma posso venire anch'io a prendere una sedia? Prendi una sedia, prendi una sedia. Poi una certa vado ad andare a preparare a cena, eh? Ecco, brava, brava. Perché i soldi che risparmio sui calzini li risparmio anche su i vuoti. A proposito di calzini, che stai a fare? Devo scannerizzare il QR code del team. Andiamo! Vorrei far vedere anche l'altro calzino. Ecco, vabbè. Che non è ancora bucato. Però si bucano tutti lì. Però... qui già praticamente ha finito il tessuto. Sì, se magari non ci fai un sicorditino, io... Lo rompo. No, lo... Benny, rimanda Yoda per piacere. Ecco, oppure ricamiamo. Oppure ricamiamo. Ricamiamo. Ti dai, ricamo, Fardini, io non ti ricamo. No, senso, prima, io non ti rammendo. Prima di fare mazzini. Cena, prima di fare cena... Diciamo, chi vuole che Fardini rammendi in live, fa così. Che eh? Merda che sei. Vedi sa come, sa dove, ha già bello capito tutto. Lei si aprisse in canale YouTube, saremmo tutti copriati. Bene. Ci vedrei bene, sai, su Twitch, ci sono? Su Twitch, sì. Quelle che giocano, i giochini di fitness con i reggiseni sportivi, le bocce. Devi vedere, amore, le donazioni, No, allora, no così. Nelle bocce e quello, fitness. Te fai quello, si può investire, si fa investire, si fanno le bocce. Si fa ragazzi, fanello. Mi dovevi pagare una quarta di reggiseno. Forza, spillare i soldi. Si fa il coso. Si fa il tipo stream, capito? Il TP si apre. No? Si mette. Quanto ci vuole per un'operazione? No? Si fa e poi si apre il canale di fitness. Voglio dire, è inutile farsi tanto il culo
per il competitivo. E poi ci sono quelle che fanno fitness su Twitch, pigliano 2-3 mila euro a sessione. Sì, detto, quando pigli 6 mila euro a settimana, spostati. Comanda lei. Amore, io solo vorrei dire, allora, stasera sì, volevo provare ad arrivare a 1.800 di punti, che è difficile. 1.800. Sì, quindi nel senso, va bene la caciara, ma poi quando devo giocare... E guarda, zitta. Io devo giocare. No, così zitta, perché io non ti voglio mettere nell'angolino con la sabbia. Ciao Pardo! Tase. Ieri hai detto che avresti partecipato all'E3 di questo weekend. Pensi di caricare qualche video, magari con un team strano molto brutto essendo Bowan? Io ad esempio porto un orribile scarf chiogre per far incazzare i pardini di turno. Vedi, hanno già capito. Sì, vorrei giocare. Sono anche ospito alla fiera, quindi di coso, come si chiama? Di Aliana Comics. Ta-da! Aliana Comic, quindi insomma non avrò molto modo, non farò tutte 45 le partite, però qualche match lo voglio fare, certamente. E perché no, potrebbe essere una buona idea portare qualche video della competizione. Non mi trovo l'avversario perché ho troppi punti per voi, sui bassi da bassi fondi della ladder, ma qualcuno sono fiducioso che troveremo. Male che vada, Francesca ha detto che ci canta una canzone. Prego. No, ragazzi. Dai, una di quelle che ti piacciono tanto, no, i Cremonini. Cremonini. No. Al massimo Disney. Amore, illustra cosa fai al Pardini per cena. Una ricetta pazzesca. Diciamo che la faccio per me, poi siccome ci sei anche te, allora devo... Vabbè, io ho distrutto tutto in ogni caso se te... Vai. Allora, è una ricetta della nonna, quindi è già buona a prescindere. Già. E si chiama la pasta alle 7 fi. Io non so dove devo guardare, lì. Amore, sì, se guardi nel microfono, no, il pane... Alle 7 fi, perché allora c'è penne, porri, pomodoro, pancetta o prosciutto, decidete voi, panna, parmigiano e peperoncino. Le 7 fi. Le 7 fi. Anzi, provatele. Sprepa aprire un canale di cucina, altro che fitness. Guarda, c'è questa signorina qui, Chiara, che lo vuole aprire da tempo. Quindi Chiara, ti metti d'accordo? Uniamo tra l'altro, c'ha il mercoledì, Chiara, c'ha la live, o sbaglio, anche lei su Twitch. Siamo lievemente in contemporanea, però comincia prima, poi di solito ci fa il ride. Quindi se qualcuno ha voglia di andare, se Chiara è in live, se avete voglia di andare, Chiara, là, comunque, e dirgli che Francesca è qui con la sua maglietta e vuole aprire un canale di cucina, potremmo finalmente concludere questa... Io sì. Comunque guarda, Emanuele Gravins ha scritto bocce meglio di Cresselia, che è il Pokémon che sto giocando, mi dispiace. Quindi, guarda, amore, se te apri un canale di Twitch, si mette a fare 6 giorni su dopo te le faccio vedere. Tanto è pieno, hanno capito tutto loro. Ti sembra il tipo? No, dimmi la verità, ti sembra il tipo? Però uno con un po' di lavoro. Quindi niente, fatele, provatele e poi mi dite. Oh, ma che mi trovi un avversario? Maremma impestata. Tanto Pardini mangia tutto, quindi. Sì, sì. Io. Non c'è problema. Io pure. Io chiedo, farò di te un uomo. Se cercate un fatto, vedi? No, no, io ve lo è il motivo per il quale non ho Spotify, tanto c'ho lei. Allora, in mia vita corta, chi vivrà? Te non hai idea, vedrà. Te non hai la più pallida idea, caro amico, di cosa siete... tu abbia appena fatto. Agmos, dopo questa cosa devi sapere che mi hai tutta la sera mi hai appena condannato. Si riguarda Mulan stasera. Amore, guarda come mi sembra. Anche se voi siete... Agmos, ti devi assolutamente iscrivere al canale per rimediare a questa cosa. Ah, saltata anche oggi, bene, non ha fatto... Anzi, non fa più le live mercoledì. Veloce come veloce il vento. E sarà... bene, fa così, no? Un uomo vero senza pudore. E poi l'emozione non la ricordo più. Anche perché in realtà, ragazzi, io sono stonata come una campana che... però mi piace cantare. Amore, quindi facciamo la danza dell'avversario. Quindi, anche se sono stonata, io canto. Mi dispiace per chi mi ascolta, quindi Pardini, però pazienza. Però cuoca eccezionale, quindi va bene così. È la ragazza o la sorella? La ragazza, purtroppo. Pensa che fortuna che c'hai. Sì.
Se ci spieghi le modalità di cottura, la proviamo. Ma senti, beh, c'è gente. Sono carinissimi. Allora, in realtà te lo dico, è la prima volta che la faccio. Quindi... Ma la pancetta, Pardini, sì. La pancetta è come? No, ora è come, non ci allarghiamo. C'ho un pochino di. Vabbè, allora, io sbollento un po' i porri per levargli un po' l'amaro. Vabbè, okay? Vai, tanto non trovo avversari, si chiede sbollenta i porri. Ok. Io volevo sbollentare il batte. Poi sta un po' zitto. Si è appena. Oh, Michele Noira si è iscritto. Ciao, grande. Tra l'altro è anche uno nuovo. E vi ricordo, scusate, metti in pausa lo sbollentamento, abbassa il fuoco un attimo, se no brucia tutto, amore. Poi se lo vuoi abbassare, fammi ti pare. Vi voglio ricordare che chi si iscrive poi può entrare nel gruppo Telegram riservato agli iscritti e qui non ritrova. Vai, vai, quindi sbollentiamo. No, prego. Niente, si sbollentano un po' i porri, giusto per levargli l'amaro. Poi in una casseruola ci metti l'olio. Ha detto Agmos che è senza timore comunque. Bravo, bravo. Vedi? No, ero sul timore, però non lo sapevo, quindi ero sul timore. Però, vabbè. Quindi, olio, porri, poi fai accroccantire la pancetta. Se andate sullo Zingarelli trovate accroccantire proprio. Pancetta, un po' di pomodoro, perché il pomodoro devo un po' cuocere. E poi... Se non trovo almeno ora, spengo e riaccendo. Oppure andiamo avanti con la live di cucina. Scusate, la pasta. Ok, ancora un po' al dente, la mettete nella casseruola a cui avete aggiunto la panna e cassuola, il peperoncino. Casseruola. La cassuola. Il peperoncino potete scegliere o quello tritato in polvere oppure intero prima. Poi il giorno dopo... No, giusto per cuocere. Lo sentire. 1805 Mattia del Veneto! È enorme, amore, quindi perdonami, voglio vincere. Va bene, mi chiedo. Poi il derby italiano. No, non ti devi chietare, mi devi portare culo, tanto anche. Allora, Xerdon. Quello abbondo, guarda. Xerdon. Nilego. Ciao, Nilego. Comunque, continua Mulan, non te lo devo dire. Sì, sì, ormai è partito. E sarà veloce come veloce il vento. Ecco, mentre Pardini è intonato. Quindi io so cantare un pochino. Allora, lui è 1805, se lo battiamo si prende tanti bei punticini. Però chi è Mattia del Veneto? Oddio, chi è? Non mi viene a mente. In onore del porro, dice Farfetch Dino, il prossimo Stranger. Ho letto porno. No, amore, porno. Vedi, sei già indirizzata sul Twitch. Basta, ti apro un canale domani. In una settimana fatturi più di me. Te lo dico io. Rosolare. Chi è Mattia del Veneto? Palesati. Ma lui potrebbe scrivere questo Mattia? Sì, potrebbe anche vedere cosa facciamo. È il motivo per il quale le immagini che te vedi qui vanno in onda fra all'incirca un minuto. Per evitare che possa prendere Nerbo Gigi. Questo è un turno molto, molto, molto difficile. Perché se lui fa light screen... Io potrei fare Hyper Voice... Proviamo a vedere, via. Nerd Village, ciao padre, ciao Axcesca. Oh, ma l'hai visto di Tefty Pinch? Che ne pensi? Io sto cercando di beccarti col mio cattivissimo Mimikyu, ma mi accoppia con maledetti Giappo. Dai, sfida rimandata, un bacione. No, evita amico Mimikyu perché è anti-team palese. Non ha protetto. Ok. L'ho visto di Tefty Pinch, cioè mi è piaciuto da morire. E se non siete andati a vederlo, volate.
Ok. Ok, allora. Da una parte bene, dall'altra molto male. Nel senso che... Groudon Roar. Cioè, vabbè. Cose così. Groudon Roar. E se io sparavo Sludge? Cioè, più che altro non vedo il senso del Roar. Se pensi che faccia sub, attacca. Boh, vabbè. L'ha vista così lui. Che vi devo dire? No! Ha disconnesso? O ho disconnesso io? Vabbè, io comunque qui avrei fatto il ping end. No, se mi ha disconnesso io perdo la testa. Perdi punti? Perdo punti. E cazzo. E più che altro volevo giocare perché boh, ero messo bene. Che fava? Avevo buon matchup. Ora non ti dico avevo vinto, ci mancherebbe, turno 2. Però avevo buone chance di, per come era andato il turno 1. Dai, cazzo. Che fava? Divento anche sboccato. Che palle. Uffa. Superdini, ma che c'è? Ma che palle, becco uno buono. Che ci posso giocare? Ed è tutto. Porca puttana, la Vodafone del cazzo. Tanto pago poco di fibra. Dai, ma non è possibile. Io vi facevo Epping End, Double Edge, tiravo giù Fini e io ero a posto. Perché tirato giù Fini poi sono a posto. Lui perde il perno e con Nilego modero ogni cosa. Groudon era già in range di Zeta. Avevo Cresselia che bene o male faceva strabene. Bastava fare un Icy Wind oppure se avevo bisogno di entrare con Groudon mettevo Trick Room. Che palle! Niente. Persa anche punti. Invece di guadagnarne. Non lo so. Ma per carità, è Batspo, chi se ne frega. Però stasera ci siamo dati l'obiettivo di superare i 1008. Ed ovviamente succede sti OCB. Vabbè, si mangerà più tardi. No, non è per quello, tesoro. Figurati. È per un discorso di. Cioè, che palle, veramente. Che palle. Nintendo, ti devi dare una svegliata. Non puoi fare un online che fa cagare a questa quanto maniera. Quanto eri? A 1761, non ha ancora aggiornato. Avrò perso una quindicina, 20 punti. Sarò risceso a 1745, so, se va bene. Perché lui era più alto di me, quindi ci sta che abbia perso una quindicina di punti. Però veramente, se lo battevo ne guadagnavo 20-30, era 1780-90. E per come stava andando la partita, tutto aperto, tutto assolutamente straaperto. Però, cioè, era da giocare, ma ho un buon matchup contro Xendon, chiaramente. Niente, possiamo tornare ai porri. Ai porri? Ai porri. No, niente, c'ho lo stomaco ben pronto. Dai, Partins, su. Sì, per carità, però che palle, veramente. Zmon, 5 minuti. Ciao, caro, grazie mille. 6 mesi di fila, che mi supporta lui. Bellino, se ce n'hai di strada da fare. Te sei abbonata. Cambia rete, ragazzi. Io più che avere la Vodafone, fibra che mi arriva cablata. Ho lavorato 2 pomeriggi per cablare il terrazzo. Rendetevene conto. Però ancora sei 1761. Sei sicuro che te l'abbia fatto? Sì, me lo aggiorna dopo. Stai tranquillo. Beh, ora non ri-
li trova, amore, bisogna che tu ci intrattenga con la ricetta. Ma la ricetta è finita. No, io ero rimasto a sbollentare i podri. Francesco, perché te... Io cosa? Non sei pronto, non sei sveglio. Sei interessato a Battlespot qui, che si parla di cucina. Punti si disconnettano fornelli a te, vero? Direi che il secondo, ragazzi, dopo questa pasta, leggero, cioè noi siamo... Noi penso faremo mezzo noi non chilo. Noi cosa però... facciamo di secondo? Non abbiamo niente di secondo. No. Si sta senza secondo. Uff. 7.47. Axel Evil, nuovo abbonato. Ciao, verso caro. Verso 14. Vedi? Perso 14 punti. Che peones. Vabbè. No, vediamo che mi trovi qualcuno. Speriamo. Comunque, nel frattempo che aspettiamo, ragazzi, io vi ricordo che se scrollate la descrizione trovate il link della Team Acqua Academy, che è una esperienza di vita da fare se siete amanti di questo giochino, perché... Assolutamente sì. Una vacanza a tema Pokémon dove imparate. Non preoccupatevi, siccome ci sono arrivate preoccupazioni in tal senso da gente che poi alla fine si è iscritta comunque, perché ha capito che insomma quello che gli spiegava era il vero. Non preoccupatevi se siete indecisi o dite no, faccio la prossima, ti manco Academy, perché qui ora muore tutto, Usum si passa a Switch. No, non vi preoccupate, perché tanto per come è fatto il programma, che aperta parentesi è... tarato sia per i nuovi sia per chi è un pochino più esperto. E voi direte, ma come, è una cagata questa? No, per davvero. Vorrei farla anch'io. Chiusa la parentesi, sì. Non la farò. Non preoccupatevi, perché noi diamo i diamo comunque tutti gli strumenti per poter competere, perché insegniamo come si analizza i meta, come si deve buildare, cioè diamo i criteri, non è che vi mettiamo in mano una cassa di pesce, vi diamo il team buono, vi insegniamo come pescare, quindi, o addirittura come costruirvi la canna da pesca. Quindi, è un vecchio detto cinese, peraltro. Quindi non vi preoccupate, perché tutto quello che vi diremo vi sarà assolutamente utile per o cominciare o stramigliorarvi in vista di Switch. Quindi anzi, direi che forse è proprio ma la... Mi dici che sta a fare? Tutte le volte che non trova un avversario, siccome il battle spot di tutti i giochi Pokémon è fatto con i piedi, devi reinserire il QR code del team. Ah, facciamo che lo inserisco io, perché no, sennò allora... Estremamente... No, non è per quello. Trema perché il cavo USB che ho comprato, il Type-C, è corto. E quindi devo fare piano piano. Vabbè, mi fermo le mani. Oi oi, che peones. Meno male ci siete, mi hai salvato la live. Se dovevo essere solo e non mi trovavo l'avversario, poi guarda, dopo la disconnessione avrei sicuramente chiuso baracca e burattini. E invece... C'è Cesca. Cioè, le 7P. Madonna. Le 7P. Che cenina tu. No, c'è anche Broly. Chi? Broly, amore. Broly. Di Dragon Ball. No. È un personaggio dei film. No, non lo so. I film non ci sono ancora, mi basta la serie. Non conosce Broly? No. Sono l'unica? Qui sicuramente sì. Ma tento proprio, la sorte. Ma proprio tranquilla. Voglio un avversario! Lo so che avete tutti paura di me, perché c'ho lei accanto che ci scula. Però vorrei un avversario, grazie. Ovvia, 1500, America, se perdo contro di lui perdo 70 punti. Non perdiamo. Però se perdo contro Toxicroak e Serperior... Ti meriti di perdere. Mi merito di perdere. 70 punti. Ma proprio me li merito... Cioè, è garcio un po'. Però attenzione a prenderlo sotto gamba, perché a seconda di come lidda può rompere le palle. Quindi, calma e fatemi pensare bene a cosa devo fare. Io qui Mens non ha Fairy, lui nel team ce lo vedo bene. Dobbiamo stare attenti a Yveltal. Beh, potrei lì dare anch'io con il mio Yveltal alla fine della fiera.
Boh, proverò così. Oh, Mattia ha scritto. Chi? Dove? Ciao Pad, sono Mattia, mi dispiace un sacco per la disconnessione. Volevo giocarmela alla grande, mi aspettavo il sub in quel turno e per quello ho fatto roar. Non volevo niente Lego in campo. Ah, va bene, ok. Mi dispiace anche a me, io non so, guarda, ho perso la testa. Più che altro perché sarebbe stato un bel match. Te 1805, io ne avevo 1761. Poi, come ho detto, insomma, mi sentivo in una buona posizione. Mi sentivo in una buona posizione perché poi anche Cressa in quel turno lì non faceva male. Faceva il ping and double edge, insomma, mi aiutava. Però vabbè, vabbè. Grazie, Matti. Grazie di essere passato. Allora, Kyogre Sceptile. Allora, lui mega evolverà Sceptile, Kyogre o protegge o attacca. Io direi che potremmo fare Protect. Metti che mega evolve e fa Dragon Pulse su Salamence e noi lo perdiamo. E Snarl. Perché l'idea mia sarebbe il turno dopo. Il turno dopo. A parte più che Protect Snarl mi converrebbe mettere la Tailwind, eh. Che se mi ammazza entro con Groudon e faccio Hyper Voice Precipice. Dai, mi garba di più. Mi garba di più. Comunque, se siete interessati all'Academy, il Nightbot, come potete vedere, vi sta linkando la pagina di Split Screen. Non vergognatevi, raga. Buono. Ok, lui mi voleva fare Thunder su Yveltal, probabilmente si va a bombare attacco speciale. Ok. Questa cosa è fatta male, cioè se voi fate Mega Evolution, mossa, e poi dice, ah no, volevo fare l'altra mossa, selezioni non sei Mega Evoluto, e dovete riperdere tempo. Allora, Hyper Voice e io direi Snarl. Così, se mi fa protezione di Sceptile e Ice Beam su Mance, lo perdiamo comunque a meno uno, però intanto Kyogre va in range di Precipice. No, lo lascia. E allora dovrebbe morire Sceptile da Snarl più Hyper Voice. Ciaone. Sì, a me è un 1500, in senso probabilmente è la prima partita che fa in... Origin a meno 1 su Mance ci fa poco e su Yveltal, beh insomma poco, su Yveltal ancora meno, ok. È proco di Oi, sì, sono un po' rincoglioniti. Io qua direi Groudon nella slot di Mance. E full play è a meno uno, ma comunque voglio portare in range Kyogre di Precipice. Dimmi amore. Ti dice sotto efficace, non molto efficace. Sì, sì, è una cosa che hanno aggiunto due generazioni fa. Figo. Mi pronto lo sdomo. Hai fame? Mm. Ma lo vado a preparare un pochino. Si mette il sole e le mosse acqua sue non hanno effetto. Beh, lui dai, è molto probabilmente un giocatore alle prime armi. E quindi come tale gli entra tuono sotto sole e paralizza. No, tuono sotto sole ha il 50% di possibilità di entrare. Un coin flip come Targaryen.
Metal Gear. Amore, ci hanno sciupato Game of Thrones. Niente spoiler. Niente spoiler. Però io posso dire che ce l'hanno sciupato. A me non è piaciuto. Lagga. No, lagga solo a lui. Sta chiedendo. A me non lagga. Frame droppati zero. Quindi sì, purtroppo, mi sa che è un problema tuo. Vedi, a me non lagga, a me non lagga. No, no, non ti preoccupare, Dani, hai fatto bene a chiedere. Amore? Dimmi. Pensa a Insignor, brava. Ci ho pensato tantissimo. Da stamani. Anche lui ci ha pensato, è morto. Di secondo cosa prepari? C'è di Agmos, quello che ti fa cantare le canzoncine. Però, amore, lo vedi Agmos? C'ha quel simbolino accanto. Sì. C'ha Prime, ma non si è iscritto al nostro canale. Perché sta aspettando di iscriversi al mio. Quindi adesso fai un... appello. Beh, l'appello affinché Agmos e anche Paranoid, tutti quelli che hanno questo simbolo, Procodioi, Fon 90, si iscrivono a questo di canale. Perché a questo e non ad altri? Dai, c'è anche le elezioni domenica. Quindi siamo in campagna elettorale, no? Dai. No, Francesco, dai. Perché a questo e non ad altri? Perché Malcomune mezzo gaudio, mica lo devo sopportare solo io, scusa. Ecco, questa per me è un motivo sufficiente, però andiamo avanti, magari non è ancora convinto, non è ancora convinto. No, dai, vedete il bel faccino, è carino, simpatico, riderete un sacco, bravo ragazzi, un campione di Pokémon. Non avete motivi per non iscrivervi, quindi fatelo. Hai finito di fare lo scemo? No, beh, mi garba fare le faccine come GTO. C'è presente? Sì. No, ma GTO. Ah, Francesco, sì. No, mi hai fatto una testa così. Vorrei vedere. Ho fatto bene a fare una testa così per GTO. Mai cioè, visto, io... però ve lo dico. Double Edge, amore. Lo premi te? Premi. Qual è? Quello rosso. Rosso? Sì. E poi, vai, fight. Oi oi. Posso fare con le mani? Se vuoi fare con i piedi, ah. Ma è difficile. E poi? E... No, senza touch. Fai Snarl, vai. La prima? Sempre. Missy 8, si va a iscrivere. Vedi, il tuo appello già funziona. Dai. Questa pizzica. Una bella lacca, No? Sei convinta? Salvatore VGC, bella Pardo. Quando provi l'ultimo team che t'ho passato, comunque sia fra... Comunque sia, fra tutti i video, quello che ho apprezzato di più sono proprio quelli con la tua ragazza. Secondo me sarebbe una cosa molto carina rivederla più spesso. È vero, è vero. Lo speciale cos'era? 15.000 o 10.000? O 5.000 addirittura? 5, mi sembra. Quello che si fece con il team buildato dalla mia ragazza. Non le farfalle. Tra l'altro, io ora ho fatto 35, no? Mila, non anni, amore, stai tranquillo. Volete uno speciale con lei? Convincete. Quindi, se volete uno speciale con lei... No. Ciao Gold Saints! Ah no, salutavo te, niente, ritiro il ciao. Ciao! Allora, il team che mi hai passato, Agmon, allora, ti hai detto, GTO è un capolavoro, ho visto che su GOT la pensiamo alla stessa maniera, t'ha detto la ricetta, cioè io se non ti scrivi non so cos'altro fare, non ho più armi a disposizione, la pensiamo su tutto. Comunque, il nerd fa una domanda sensatissima, ma perché ci stai ancora insieme se non ha visto GTO? Allora, guarda. Vieni, vieni. No, ragazzi, dai, GTO... Vabbè, è un no, po' più è maschile. Perché, è perché non lo davano alla televisione. L'avessero dato... Bugia. Lo davano su MTV. Ho capito, ma io dopo pranzo... Ho vinto 4 punti, ma che culo. No, di più. Dopo sì, dopo. 6. Era 47. Dopo pranzo, Dragon Ball, Lupin, Conan, i classici, GTO. Solo su... Un altro canale che non mi ricordo forse se era MTV, ma no, Ranma. Ecco, quello è l'unico Ashanti. Che veramente mi faceva impazzire. Uomo io, donna io, GTO 1622, abbiamo beccato Justin Bieber con Empoleon. Io comincio e poi forfetto perché lui deve vincere. Io lo amo Empoleon. Amore, indovina quale di quei Pokémon è Empoleon. Intanto che io penso, me lo dici a fine... Non ho la più pallida idea perché non li riconosco nessuno. Dai, dimmi quale Justin. Di quei... No, Pokémon. Sì, di Justin. Cioè, quell'altro sono io, amore.
Ciao, sono io. Infatti fa cagare sto team. No, è vero, è bravo, è bravo. Ah, come si chiama? Empoleon? Cioè, già sono girata. In più è tutto piccino. Suggerimenti, ragazzi? Quando te l'arriveranno... Allora, io devo pensare a cosa fa, però. Un attimino. Che non è una bella... situation. Proprio per niente. Anzi, direi è una situation molto brutta. Action. Cosimo 91, grazie mille Cosimo per esserti iscritto. Allora, qual era secondo te? No, non ho idea. No, cavolo, sto leggendo i commenti. Allora, Empoleon fa rima con Napoleone, no? Quindi, fra quelli, chi è più Napoleone di tutti? Non me lo ricordo. Cioè... te hai un gatto? Sei mesi anche per Gabriele M. Ciao Gabriele, non ti preoccupare per il ritardo, vai agile. Allora... anche qua bisognerà vedere se l'amico è CB. Se l'amico è CB siamo rovinati. Era quello blu comunque. Il pinguino. Tutti sudici, l'ha aiutato. Ho chiesto l'aiuto da casa apposta. Uno ha detto quello verde, bravo. Allora, vediamo un po'. E a voi? Ecco, ferma, un momento abbastanza catartico questo. Niente ricette di cucina. Che sia CB, me lo scanna. È Life Orb, vedrai. No, è CB, ma noi siamo bulky. E questa cosa per me, tutto sommato, va bene. E shot, se entra Inci nella slot di Rayquaza io con parting shot mi parcheggio con Groudon, no, Empoleon, ottimo. È bellino un po'. No, è bellino. Ho capito. Qui la Tailwind ci aiuta molto. Ora noi, facendo full play su Empoleon, capiremo se ha la Life Orb o meno, e per noi è importante capirlo, o se addirittura Choice Band, perché se ha Acqua Jet con un Rayquaza dietro... ok, non è Life Orb, U-Turn. Io ho detto fa Volswitch, U-Turn. Ha sbagliato? No, è che è molto raro U-Turn su Coco, e noi l'abbiamo trovato. Vabbè, però non è molto efficace, ho letto. No, ma non è una questione di molto efficace. Quell'altra non aveva effetto e rimaneva lì. E io ora facevo Precipice. Ho fatto tutto questo per quello, no? Però, vabbè. Allora. Dici, amore. No, io mi sa che saluto la curva. E andare in cucina? Vabbè, 5 all'8, eh? Vabbè, ma non ti preoccupare, si mangia anche più tardi, se mi ha la schiavetta. No, che c'entra, che ho fame. Lui va di Extreme Speed,
e noi reggiamo, però lui a questo punto mi sa di CB, ma non reggiamo il doppio hit. Sì che lo reggiamo, sì che lo reggiamo. Amo questo Yveltal. Ecco, questa è una bella botta. Prima ho fatto parting shot e poi full play. Modo di Snarl, che lui tanto lo toglie e ci sta che protegga Empoleon. Oppure fa acqua jet su Yveltal. E a questo punto ci tira giù, va bene. Noi di full play a Coco, se è un Coco fisico, vediamo qualcosina in più gli facciamo. E infatti, Tailwind finita, ora potremo entrare con Cresselia forse. Lui non ha ancora uscito il... Non ha ancora uscito come tanti l'Incineroar. Lunala non l'ha portato, dai. Persian, Yveltal. Offro il mio contributo per un video in cucina con Pardini, raga Robby. Quindi amore segna. Vai. Grazie, raga. Grazie. Allora, vediamo un po'. No, non l'abbiamo. No, no. Zeta. Elettrica. Noi abbiamo la Sash. Team di Cremonini, ragazzi, mi piace da morire. Se lo vedete, diteglielo. Buono. Cesare? No, è un ragazzo che gioca e ha fatto top 8 a Berlino. Doveva morire quell'Empoleon. Quell'Empoleon doveva morire. Prima di full play l'abbiamo portato nel giallo. Abbiamo preso un roll alto prima e un roll basso d'ora. Fatto sta che questa cosa ce lo butta nel Bojigi. Doveva morire. Doveva assolutamente morire. Un po' morì ora. Ma è differente. È molto differente. Non l'ho preso. Rischio come una bestia, va bene. Ma farà acqua jet su Cress. Io Cress lo voglio tenere. E U-turn su Persia. Il motivo per il quale devo tenere Cress in vita è che appunto. Buono. È attaccato perché non ha fatto acqua jet. Sì, però acqua jet è prioritaria. Ok, allora buono così. Noi manteniamo una Sash che ci fa comodo. Ma lui quanti poi non c'ha ancora? Io ho dovuto fare questa mossa rischiosa. Scusami, te lo dico subito. Lui ne ha altri. C'ha questo giallo. Quello. Il Rayquaza verde Rayquaza, a poco sì. E poi veramente da con il Signore. Io ho dovuto tenere Cresselia perché Rayquaza e CB avrà cascata. E io ho bisogno di rimettergli nel viso il sole per guadagnare momentum in un certo momento della partita. Lui ora entrerà con Coco. Ma e può entrare solo con uno? Può entrare solo con un Pokémon? Sì, no, ora ha fatto così perché ha fatto YouTube, ma ora entra anche con l'altro dove è morto.
Qui c'è da scegliere lui cosa farà. Se mi fa doppio su Persian. Ecco perché doveva morire Empoleon. Non mi ritrovavo in questa brutta situazione. Io provo a overpredictare. Penso e spero che lui vada doppio su Persian. Così ha fatto. Ma non ti serviva questa. No! Porca puttana, ma che cazzarola! Mi serviva per mandarla a morire. Mi serviva per mandarla a morire. Lo so che l'avrebbe tolto, ma... Francesca.exe, il programma, ha smesso di funzionare dopo questa sentenza. Sito, eh? No, punto .exe amore è l'estensione dei programmi, tipo punto ah. .exe è come dire un software. Ah, buono. No, ragazzi, non ci affisco niente. Siamo ancora in gara. Niente. Siamo ancora in gara. Se moriva era meglio. No, ci voglio credere. Lunala Scarf. Lunala Scarf, ragazzi. Empoleon che rolla basso. Rayquaza che rimane a 2 PS e Lunala Scarf. Queste sono le sconfitte che faccio io. Non ci voglio credere. Guarda quanto è rimasto. Cioè te sei da solo contro loro due? Sì, è ormai aperto. Più che altro lui... Viene sempre giocato con la Z o con altri strumenti, ma la Scarf è lo strumento che ti fa ti locchi su una mossa, però è la velocità più alta. Mm. Il mio, il gatone, lo avrebbe ammazzato perché è più veloce. Mm. Però lui ha la Scarf. E di solito non ce l'ha sta Scarf? No. E come ha fatto ad avercela? Il genio dall'altra parte gliel'ha data. Scarf Lunala, ragazzi. È impossibile arrivare a 1800 perché... vabbè, Frizz. Beh, partita era finita lo stesso, anche senza Frizz. Che cascata ti tira giù. Io penso di aver condotto una partita eccellente. Eccellente. Abbiamo avuto merda 3 volte nel roll. Proprio merda pura 2 volte e una merda nel senso di trovare quello Lunala Scarf. Ma perché Lunala Scarf? Qualcuno mi dice il senso di Lunala Scarf? Beh, ci sta perdendo solo per... No, non c'era la Dark... Ah sì, c'era perché era parting shot di coso, è vero. Mi sono confuso. Empoleon non era roll, è vero. Gli si è fatto di più con full play perché c'era perché il full play non gli è arrivato da Persian senza Yveltal in campo, come stavo pensando durante il ragionamento. Ho beccato Sambito. Lo capo. Allora. Dopo questa direi che si può concludere la live. No, se vincevi ti dicevo di arrivare a 1800. No, ci vuole tempo. Amore, per questa voglio concentrato, perché lui è San Vito, è uno dei top player italiani e io voglio giocarmela. Allora, lui molto probabile parta Kanga Tundu.
un attimino, tesoro. Vai, vai. Sì, questa è bella fino a un certo punto, nel senso che bisogna vedere molto, in Best of One non sono per me cose godibili, però, perdonami amore. Ma vai, io guardo un po' Instagram. Prego. Vediamo. Giusto, se metti con Mo, questa è la giocata giusta. Qui ci godremo 2Z, eh? Non so se la Z di Como è ancora una Z coperta da copyright. Mi sa di sì. Allora io qui devo eliminare Kanga, a parte perché è un rompipalle, ma perché io ora vado a più 1 e perché poi così non prendo Z più Double Edge su Cresselia. Sostituto, bellino. Niente Z allora. Comunque ora c'ho un bel più 1. Allora. È già morto qualcuno? Sì, gli ho fatto fuori un piche. Vado di Trick Room e Power Gem su Groudon perché avevo paura lui facesse Eruption. Se fa Z più Eruption io con Cresselia non metto la Distorto. Qui lui ha rischiato tanto, però è un 50-50. Perché io potevo fare Sludge Bomb anche su Como. E io qua per predictare al solito un Eruption, cioè una sua predict di un mio Nilego che protegge, allora un San Vito che non fa mossa terra e che fa mossa fuoco, per over predictare metto una Trick Room che forse fa più comodo a lui, ma vedremo. Che seghe mentali. Esattamente, proprio così che funziona. Funziona esattamente così.
Voi state male, comunque. Cioè... Però... Se vi garba, eh. Allora, vediamo un po'. È bloccato? No, no, no. Sto decidendo. Si è bloccato proprio nulla. No, no, no. Nessuno scrive. Non ti preoccupare, amore, se nessuno scrive. Questa forse... Andiamo un po'. Lui doppia Protect. Non capisco perché, però. Va bene. Bulletproof. Pensavo avesse l'altra. A bulletproof. Bene, ecco perché vi dico le best of one io le odio. Ecco perché vi dico io le best of one le odio. Perché ho perso, perché ora lui è a bulletproof. Che è una cosa che è giocata. E qui è un 50-50. A bulletproof o a quell'altro? E lui qui a quell'altro. Allora. Com'era? Bulletproof. Ora però, amore, non è il momento. Allora, perdonami. No, no, ci mancherà. Fatto tutto per levargli il sub. Ciao bulletproof. Ah, c'è anche in quella canzone. Tanto mi ammazzo. Primo da cazzo. Mi riprendo Levitate. Tanto mi ammazzo. Fa doppia kill qua. Ah, che meraviglia. Non ho capito la doppia prima, Sandy. Poi me la spiegherai in privato. Allora. Siamo 2 contro 3? No, è persa perché... È persa perché ho pensato una cosa che lui poteva pensare, non sì, l'ha pensata e al solito ci siamo sempre lì col conto. Seghe mentali da parte di Fardini. Anzi, così si vede meglio. Che da Sambi me l'aspettavo. Allora... Io mi aspettavo che avesse soundproof e non bulletproof. Perché ora se non aveva il coso era un'altra storia. Via, io vado a preparare. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Alla prossima. Grazie amore. Oh, io ho le gambe. Tanto io finisco questa. Vai, gioca. Ne farò un'altra allora, via. Gioca. Perché non mi piace lasciare con una sconfitta. Non va bene, vero? Possiamo mangiare, ragazzi. Oddio, è giocabile forse, però... Che non avendo soundproof, tecnicamente... Dovrei... Se non prende la doppia... Ah, non faccio Hyper Voice. Perché devo far fuori Commo. Quindi facevo fuori Groudon, ma non devo. Ormai comunque la partita è finita, purtroppo. Che lui dopo fa Dazzling.
Se non avessi avuto il sub, la vincevo io. E qual era la condizione per non avere il sub? Che non avesse bulletproof, ma che avesse soundproof. Bulletproof in questo meta forse è meglio, perché lo protegge da Gengar a 360 gradi. Qui lui fa dazing, cioè non è che qui lui fa dazing. Io l'unica win condition che ho è provare a crittare Xerneas mettendo Tailwind, ma che lui non penso faccia Geomancy, rischierebbe tantissimo Hyper Voice più Precipice, quindi lui fa Dunning, mi ammazza Mance, e io dopo devo crittare questo Xerneas, ma non sarà nemmeno sufficiente. Quando vi dicevo, belle partite, ma anche no, perché mi piacerebbe uno come Sanvi beccarlo a un torneo vero e giocarci in Best of 3, ci ho giocato due volte, una volta ci ho vinto e una volta ci ho perso. Quanta fame hai? Tanta. Mezzo chilo e pasta? Ecco. Mezzo chilo? Dai, affoga i suoi dispiaceri nel cibo. Provo con le win condition, ma chiaramente mi siamo. Vabbè, GG. Qui era bello ora avere la possibilità di farne un'altra. Io so che c'ha bulletproof e faccio Power Gem. Hyper Voice non bastava per buttare giù Como, perché ha più uno di difesa speciale, ragazzi. Avrebbe bypassato il sub, ma comunque non sarebbe bastato. Ci ho pensato. E avessi fatto Hyper Voice, sarebbe andata così la partita. Groudon moriva. Como rimaneva un pischellino di vita, perché prendeva Precipice, che gli rompeva il sub. Hyper Voice reggeva. E poi io mi trovavo, faceva Clanging, mi tirava giù Mance e mi faceva anche un bel danno a Groudon. E poi lui aveva un Xerneas pieno con un Como che faceva un Clanging speciale, full single target. E quindi pardo con il Power, killavi Groudon e non prendevi quel danno, non è vero. E avevo bisogno di fare assolutamente Precipice per tirare giù il sub a Como, se non mi ritrovavo nella situazione di prima, in più single target, quindi come potete vedere le cose non è che non ci penso, ragazzi, state tranquilli, ci ho pensato. Che palle. Bene, una gran bella live. No, una live molto singolare, perché per carità c'è Franceschina che ci ha deliziato. 1805 che potevamo battere, che è cascata la linea. Un Luna alla Scarf e un Zambi che sono sempre molto contento di affrontare, ma che mi piacerebbe affrontare in regimi da tornei, non in Best of One. Vabbè, dopo aver avuto lo scalpo di Cugna, di Sekiam, me ne torno sconsolato. Single target forse sarebbe bastato, però chi lo sa. Bisogna vedere come l'ha fatto. Inoltre calcolate che Mance non è 2-5 d'attacco speciale, raga. Anche lì, Hyper Voice diventa single target. Diventa single target nel ragionamento che stiamo facendo a tavolino, a bocce ferme, nel momento in cui Groudon rimane lì. Ma se lui switcha? Capisci? Non è facile, RavyGC. Non è facile. Evitiamo di fare maestrini. Credimi. Mi puoi mandare tutti i calcoli che vuoi. Non cambia comunque il mio ragionamento. Allora, maestrini non in senso, in senso buono, in senso che lì per lì è... Io ve l'ho detto, ho perso quando ho fatto Sludge Bomb. Bulletproof. Allora, qui io proverei Evil Tallone. Via. Comunque il team di Remo è forte.
mi piace da morire. Il team di Creno mi piace da morire. Quindi bravo Cremonello. Sono curioso perché ha fatto, di capire perché ha fatto doppia Protect. Penso anche di aver fatto una bella giocata con Helping Hand e Z su Kang. Mi ha regalato Momentum. L'ho sorpreso lì, secondo me. Allora, sto ufficialmente rosicando perché più che altro, sai, non vado allo special, non vado a mondiale, di là ho poche occasioni di confrontarmi con i big veri. Sandy è un assoluto big vero e quando lo becco è cazzarola, vorrei perdere per delle cose che non sono scoutabili in best of one, però vabbè raga. Che vi devo dire? Allora. Farei una cosina così. No, il team di Cremo mi piace veramente tanto. Ah, miss click ha fatto. Ok. Perfetto. Non l'ho letto. Sei arrivato, Sambi, ti saluto. Ciao, bello. Allora. Vediamo di concludere bene, dai, tutto sommato è stata una bella live. Sicuramente una live da ricordare. Allora, non vado di parting shot, perché poi tanto lui mi fa U-turn, mi farà fake out su Groudon. Faccio full play su Raichu, che gli voglio spaccare un eventuale sash. E poi faccio dopo parting shot. E lo fa sul rush. Perché metti Kyogre protegge. Non voglio rimanere lì. L'obiettivo non è calare l'attacco in questo turno, ma è riposizionarsi. Ok, allora io vi metterei una Tailwind e sparo. Tuo turno mi è garbato.
Ciao Cingo. Live più divertente che io ricordo, dice il buon Agmos. E allora, non ti sei ancora iscritto. Neo came Twitch, came Twitch, nuovo iscritto. Ciao caro. Ciao. Benvenuto, qui vorrei non missare. Allora, non muore Inci perché chiaramente è a meno uno grado. Questo è sicuramente un buon momento per entrare in Lego. Vediamo, magari fa air power su Groudon. Se lo fa, rientriamo con Groudon. Buonasera Lorenzo Zanforlin. Zanforlin. Ciao caro. Aishebeam. Meno che non sia Specs o Life Orb. Cosa sei? Gli Specs davvero? Non ci credo. Non ci voglio credere, dai. Stai scherzando. Dai, scherzi. Stai scherzando. No, ci sa che non sia. Io sono abituato alla V. Ivertal non è a V il nostro qua, è vero. Match teso, eh? Buono. Power Gem non sarebbe bastata. Power Gem, più air power, sì, ma voglio il boost. Lover, 2093, Triad, Roy Batti, ciao a tutti, raga. Ricordo i nuovi iscritti, dopo gli mando... arriva la mail. Con Telegram, con link a Telegram. Qui sarebbe bello, sarebbe bellissimo non missare, perché vorrebbe dire una cosa. Weather War vinta. Come riaprire una partita persa. Qui moriva Inzi e era finita. Io levavo Grado, mettevo Persia. E la partita era finita. Però... rendiamocene conto.
Lui Origin non lo miss. Chiaramente. Disconnection. Se è una mia disconnection io perdo la testa. Meno male. Era vinta anche questa, perché ora si entrava con Groudon, c'era il sole, facevo Precipice più sub e partita è finita. È difficile essere me. È veramente molto difficile. Ho perso punti. E questo era anche un 1500. Mi sembra. 1500 qualcosa. Sicché perderò 30-40 punti anziché guadagnarne. Capito? Ragazzi, io vado a cena, perché di là c'è la cuochina che sennò, giustamente, si arrabbia. Bene, è stata una bella live, mi sono divertito. Fortunatamente sia voi sia Francesca oggi siete riusciti a, insomma, a equilibrare una live che se fossi stato solo sarebbe stata terribile, perché all'inizio non si trovava avversari. Abbiamo perso due partite che potevamo vincere per disconnessione. E si è perso contro San Vito per una cosa da Bowan. Poi magari vinci uguale, perché insomma San Vito non è che ha bisogno delle tecniche di Bowan per battermi, eh. Anzi, però ero lì lì. Va bene. Ciao raga. Tutte le volte che dico voglio scalare la ladder, voglio arrivare a 1000 o, succede di tutto. Quando sto zitto si vincano sempre. Lunedì si sono vinte tutte. Buona. Ciao raga. Bacione. Statemi bene. E ricordate, se state guardandola sul tubo, di lasciarmi piace, magari di iscrivervi. E poi di fare un girello in descrizione, che c'è il link alla Team Acqua Academy, il link a Pumpling, insomma. Vi saluto, spero di rivedervi sabato alla Liana Comics. Ciao raga. Ah, e chi si è iscritto ora per la prima volta, tenga d'occhio la mail che gli arriva. Ciao, ciao, ciao.